Riassuntino. Abbiamo cominciato la nostra investigazione nel Love Hotel con Hiro e abbiamo trovato dei registri degli ospiti dell'hotel nei quali si parlava, c'era questa ragazzina che parlava di soffiate alla polizia sulle attività che venivano condotte all'interno dell'hotel. Alla fine della fiera, in una delle note, si leggeva che la polizia in realtà non era arrivata. Lei aveva paura perché lei era una studentessa e quindi aveva paura che avessero detto le cose non solo alla polizia, ma anche a uno dei suoi insegnanti. Abbiamo anche incontrato per la prima volta Cappuccetto Rosso che ci ha fatto delle domande. Ci ha chiamati signore e pensa che siamo proprio colui che lei sta cercando. È scomparsa, è salita per le scale e Hiro, come impazzita, è corsa di sopra a seguirla. Andiamo avanti. Me lo aspettavo, ma sicuro, sono tornato al terzo piano. Non sembra esserci modo di salire al piano superiore in questo hotel. Qui è all'opera qualche potere misterioso. Ma Hiro è corsa via ed è salita dal terzo piano. Forse allora è ancora su questo piano. Se è impossibile arrivare al quarto piano, allora Hiro potrebbe ancora essere in questo. Entro in una delle stanze. C'è qualcosa che non va qui. Queste sono ragnatele? Quando sono entrato poco tempo fa con Hiro, queste non c'erano minimamente. È difficile crederlo, ma ora la stanza è ricoperta di ragnatele. Sento aprirsi la porta del bagno. Hiro? Quindi eri qui? Ehi, Hiro? Mi stai ascoltando? Si sta comportando in modo strano. Preoccupato mi avvicino quando all'improvviso lei comincia a togliersi tutti i vestiti. Ehi! E poi mi guarda con fare seducente, dal letto, ricoperto di ragnatele. Ti stavo aspettando, ho aspettato per così tanto tempo. Che cosa stai facendo? Ogni parola che esce dalla sua bocca sembra sgocciolare miele. In contrasto, la mia voce si fa stridente. Questo non è assolutamente da lei. È davvero la stessa Hiro? Asuo. Hiro si sposta con grazia sul letto e mi fa cenno di seguirla. Che cosa stai cercando di dire? Capisci la situazione nella quale siamo? Oh, ma chi se ne importa? Tu sei qui, io sono qui, non è abbastanza? Per caso è posseduta?
Le sue pallide cosce brillano contro le lenzuola del letto mentre è in questa posa seducente. Sembra quasi un ragno pronto ad attaccare la propria preda. Siamo tutti soli. Non trattenerti. Dai una bella occhiata. L'impermeabile rosso mi arriva davanti agli occhi all'improvviso. Forse Hiro si sta comportando in questa maniera perché è lei che sta continuando con le domande di prima? In quel caso un indizio sarebbe: ricorda, che cos'è che ha detto prima? E dai, guarda! Ma vergognati un po'. Che carino. All'improvviso Hiro comincia a tossire violentemente. È difficile respirare. Per favore, la mia schiena. Le do delle pacche sulla schiena. Nell'istante in cui la tocco, la sua tosse finisce. Ah, mi sento bene. Ma io lo so. Hiro all'improvviso abbassa la voce. Ho provato così tanto durante l'università e al lavoro a non perdere contro gli uomini. Ma alla fine sono tutta sola. Nessuno mi guarda mai. Sono sicuro che anche tu, Kasuo, non sei interessato ad una come me. Io dipendo da te. La risata acuta di Hiro tende alla follia. Ehi, cerca di riprenderti. Ripetutamente le scuoto le spalle. Ma lei non replica. Non può essere, per caso è... La sua personalità è drammaticamente ed improvvisamente cambiata. E questa risata folle. Sento gocce di sudore gelide scendere sul mio collo. Questo è quasi come... Cosa sta succedendo? C'è qualcuno lì? Daimon, sei venuto? Scusate, sono in ritardo. Mi sono sbrigato appena il paziente si è stabilizzato. È successo qualcosa? Non sono sicuro, ma... Dico velocemente a Daimon quello che sta succedendo. Esamina velocemente Hiro, che sta ancora ridendo, e si gira verso di me, comunicandomi ciò che ha scoperto.
Non c'è trauma fisico, ma la sua mente è confusa. Deve essere ricoverata. Siamo al terzo piano, come la tiriamo fuori? Ho imparato a trasportare i pazienti. Dobbiamo solamente caricarcela sulle spalle. Avanti, dobbiamo sbrigarci. Se è stata avvelenata, il tempo è essenziale. Giusto, aiuto. È stata una notte bizzarra e orribile. Alla fine, Hiro ha continuato a scalciare mentre la portavamo fuori dall'hotel. L'abbiamo messa in un'ambulanza e Daimon è andato con lei all'ospedale. La sirena risuona nella notte. Mi sento esausto e ho bisogno di sedermi. Quando ritorno ai miei sensi e guardo in alto, la pioggia ha smesso di cadere. Nel momento in cui ritorno alla villa, collasso sul divano. La furia cresce dentro di me senza che io la possa sfogare. Perché? Perché sta succedendo di nuovo? Sono sicuro di aver sigillato Mary. Quindi perché? Perché di nuovo? L'immagine di Hiro prima si fissa nella mia mente. Devo fare qualcosa. Qualcosa. La sua risata acuta riecheggia nelle mie orecchie. Giusto. Domani dovrò investigare ancora. Una volta che ho finito di fare le ricerche, devo andare a letto. Mentre sono mezzo addormentato, sento un rumore come di qualcosa di pesante che si muove. C'è qualcuno? Il mio cervello è troppo spento per pensare. Non riesco a dire quanto ho dormito. Mi ricordo che ormai era l'alba, ma... Un rumore molto forte fa sì che io mi alzi di colpo. Ci sono dei giovani occhi che mi stanno fissando. Mi dispiace. Ti ho svegliato. Suzu? Che cosa ci fai qui? La stanza era tutta incasinata, quindi ho pensato di riordinarla. Scusa se non ti ho chiesto il permesso prima. Non è esattamente questo che intendevo. Oh, sei sveglia? Oh, non sei un po' troppo... senza pensieri? Christy, sei qui anche tu? Scrolla le spalle e sospira in modo drammatico. E quasi quasi
rotea gli occhi davanti a me. Hai lasciato la porta? Non chiusa a chiave? Sei stato fuori fino a tardi ad investigare? Non va bene dormire sul divano. Mi sa che non avevo l'energia per arrivare fino alla mia stanza di sopra, l'altra notte. Ero così stanco? Sì, una roba del genere. Cerca di prenderti più cura di te stesso. Oh, vuoi del caffè? No, per ora sto bene. Prima di tutto, perché siete qui? Christy mi guarda e sbuffa. Sono qui per consegnare dei rapporti da parte di Mr. Detective. Mr. Detective? Ah, devono essere delle ricerche per il caso di Mashta. Ma chi avrebbe mai pensato che proprio Christy avrebbe ascoltato una richiesta di Mashta? Oh, quell'uomo è il peggio del peggio. L'atteggiamento che ha avuto nel chiedermi il favore. Oh, se non te ne dovessi una, gli avrei detto di no. Quindi non si è mostrata d'accordo perché voleva. Capisco, ma perché c'è qui anche Suzu? Oh, le ho detto della mia visita e l'ho invitata. Ci siamo scambiati il numero un po' di tempo fa. Sì, mi ha sorpresa, chiedendomi all'improvviso di essere amiche. È la prima volta che sono amica di un adulto. Christy mi sussurra. Intendo, non posso fare a meno di essere preoccupata. Devo assicurarmi che quell'inquietante otaku non le stia facendo nulla di strano. A volte cercano i bambini. Ah, quindi è per questo. Era preoccupata perché Eita è così diretto. No, forse più perché Suzu è così innocente. Ma sono un po' sollevata. Non sembravi stare molto bene quando sono stata qui. Quindi mi sono preoccupata. Sono felice di sentirlo. Avrei voluto che Eita venisse con noi. Ma oggi lavora alla fabbrica. Quindi sembra che Eita stia iniziando a lavorare seriamente. Non è mai troppo tardi per iniziare qualcosa. Spero che ce la metta tutta. Quindi, riguardo al problema. Hai sentito che il proprietario di quell'hotel è scomparso, giusto? Ho connessioni con l'editor di quell'articolo, perciò ho chiesto a lei. È sicuro? La sua espressione si rabbuia. L'hotel e le voci sui servizi illegali erano roba succosa per i media. Sapevano anche che c'era una organizzazione che faceva da mediatore nel gestire le cose. I giornalisti che facevano delle ricerche sul flusso di denaro hanno trovato delle prove concrete. Questo racconto della storia è affascinante perché Christy era nell'ambito della stampa. Quindi le cose che sono state registrate in quei quaderni che abbiamo trovato potrebbero essere connesse a tutto questo. Ma prima che io parli di questa cosa, Suzu, scusami, ma ti dispiacerebbe fare un altro po' di pulizie? Ho rimandato per un sacco di tempo, quindi il secondo piano è super incasinato.
Oh, ok, posso farlo. Allora, prendo in prestito i tuoi detersivi. E Suzu saltella su per le scale. Lui si sembra capire immediatamente. Non è esattamente un argomento da bambini. Mi dispiace, non l'ho realizzato. No, no, davvero è incasinato lassù. Comunque, dimmi di più. Sì, quindi, la stampa all'epoca avrebbe dovuto inseguire proprio il cuore del problema, ma è quasi come se ci fosse stato il minimo di copertura riguardo alla faccenda. Nel momento in cui la stampa ha capito qualcosa della storia, la polizia avrebbe dovuto essere informata, no? Eppure, quello che è successo al Masquerade è avvolto nell'oscurità. Sembra che ci sia qualcosa dietro tutto questo. Dietro? Che cosa intendi? Non so se questo sia vero o meno, ma avevano una lista di tutti i clienti del Masquerade. Politici famosi e uomini d'affari erano sulla lista. E quella giornalista che aveva le prove è scomparsa. Sono scomparsi anche un certo numero di freelancer che lavoravano al caso. È orribile. Sono le uniche parole che riesco a trovare per descrivere la situazione. E tu lo stai dicendo a me? È un oltraggio mettere a tacere coloro che cercano la verità. Non va bene. Ma sarebbe un po' meglio se fosse opera di persone normali, umane. Il lavoro di persone umane? Che cosa intendi? Esattamente quello che ho detto. La verità è che dico a Christie quello che è successo ieri, quello che abbiamo trovato nell'hotel e quello che è successo a Hiru. Vedo mano a mano che il colore del viso di Christie si fa sempre più pallido finché non è bianca come un lenzuolo. Suzu, ce ne stiamo andando! Con quel grido ce la posso fare. Con quel grido, improvviso, Christie si alza e si prepara ad andarsene. Cosa c'è che non va? Nessuno me l'ha detto. Cosa? Nessuno mi ha detto che erano coinvolti degli spiriti. Mi dispiace, ma non lo posso fare. Io non voglio mai più fronteggiare uno spirito. E non sto pensando solamente a me stessa. Non voglio che Suzu ci ripassi. Ripensandoci, ha senso. Nessuno ha il diritto di trascinare Christie e Suzu in un caso come questo, specialmente io. Mi dispiace, non volevo involverti. Certo, Iris. Mi dispiace, non volevo coinvolgerti. La ricerca che hai fatto è abbastanza, perciò non ti preoccupare più. Christie mi guarda sorpresa. No, dovrei essere io a scusarmi. Ti devo un favore. Tu hai fatto tutto ciò che potevi per salvarci. Ma noi... C'è qualcosa che non va? Suzu rientra nella stanza. Confusa.
Mi sono ricordata appena adesso che ho delle cose da fare, perciò ce ne dobbiamo andare, scusa. Potrai continuare a pulire la prossima volta, ok? Ok, capisco. Susu annuisce, anche se ha l'aria sospettosa. È molto attenta. Quindi deve aver capito che c'è un'aria strana tra di noi. Va bene, allora ci vediamo, Yashiki. Giusto, grazie per essere venuta fino a qui. Sei stata di grande aiuto. Ti sono molto grato. Christie si inchina velocemente con la espressione illeggibile. Ci scusi. Tornerò ancora, ok? Susu congiunge le mani e si inchina educatamente. Poi sussurra nel mio orecchio di modo che Christie non possa sentire. Mi dispiace, ho sentito delle cose delle quali parlavate prima. Perciò ho contattato Eita. Sono sicura che lui sarà utile. Oh, ad essere onesto, non riesco ad immaginarmi Eita molto utile. Ma Susu ha buone intenzioni, quindi annuisco. Grazie, aiuterà. Faccio del mio meglio per sorridere e le accompagno fuori dalla villa. Devo prepararmi presto e devo uscire. Non pensavo che ci sarei andato per 2 giorni di fila. Anzi, non pensavo che sarebbe successo per 2 giorni di fila, eppure anche stanotte sta piovendo. Bisogna preparare il mood per l'investigazione, eh? Madre Natura mi sta provocando. Quando arriva l'ora dell'investigazione, appaiono finalmente 2 figure. Ehi, giusto in tempo. Hai dormito? Daimon ha l'aria esausta, probabilmente come risultato di ciò che è successo l'altra notte. Là, oggi è il mio turno. Dobbiamo fare questa cosa. Banshee? Onestamente non mi sarei mai aspettato che Banshee Ito sarebbe venuto ad aiutare. Ma di sicuro ha dei poteri spirituali. Il giudizio della Yasuoka è giusto. Ma cosa più importante? Come sta Hiro? Lei è stabile. Non ha sintomi. Ma ancora non ha ripreso conoscenza. Ed ha esaurito parecchia energia. Anche facendo gli ottimisti, non va bene. Continuando così, la sua vita potrebbe essere in pericolo. È così. Ero preparato per le cattive notizie, ma la situazione sembrava troppo brutta messa così. Ho Il problema è che non conosciamo la causa. Sospettiamo che sia veleno, ma senza sapere che tipo,
Non c'è nulla che possiamo fare. E la cosa peggiore è che non riusciamo a trovare nessuna puntura per il punto di iniezione. Non potete darle del siero? Non è la cosa che si fa normalmente con i pazienti quando c'è del veleno? Daemon aveva l'aria esasperata, o meglio, frustrata, mentre scuoteva la testa. Quindi dovremmo provare delle antitossine a caso? Sicuro, se la vuoi uccidere, procedi pure. Anche se potessimo mettere le nostre mani sul veleno, ci vorrebbe del tempo per creare un siero. E sarebbe troppo tardi. Quindi non c'è nulla che possiamo fare. Se solo avessimo qualche indizio. Guardo l'hotel immerso nel mare di neon. Non c'è molta speranza, ma non possiamo nemmeno disperare. Ah, giusto, perché tu lo sappia. Daemon mi guarda. Non c'era alcun marchio sul corpo di Hiro. Capisco. Il che significa che l'incubo non sta iniziando di nuovo. Sospiro sollevato e il ceppo gelato di paura che c'è dentro il mio cuore si scioglie. Ho fatto delle investigazioni da solo, in realtà. Sono andato al magazzino l'altra notte. E che cosa hai scoperto? Non è cambiato nulla. Quella scatola era ancora sigillata. È così. Beh, almeno è buona questa cosa. È la prima bella notizia che sento da un po'. Avanti voi due! Quanto ve ne starete lì a chiacchierare? Andiamo, su! Giusto, scusa se ti abbiamo fatto aspettare. Siamo tutti per oggi, giusto? Esito per un secondo mentre mi viene in mente Eita. Ma... ci siamo tutti, iniziamo. Bene, è ora di muoversi. È troppo energetico e la cosa è più preoccupante che rassicurante. Perché Banshee è così eccitato? Solo perché tu lo sappia, vecchio, questo posto potrà anche essere abbandonato, ma rubare è un crimine. Questo lavoro ce l'ha dato un ex detective, perciò se fai qualcosa di illegale... Come osi? Io non vado mica a rubare in giro la roba! Vi aiuto semplicemente per la mia bontà di cuore. Comunque chi se ne frega, andiamo a cercare. Sembra che Daemon ci abbia preso. Banshee... si butta nell'hotel come se stesse cercando di scappare. Problematico come sempre. Bene, almeno si può contare su di lui in momenti come questo. Comunque, Yashki, posso chiederti di fare una cosa per me? Non c'è bisogno di essere così formale a riguardo. Se dovesse succedermi qualcosa, per favore, fa spostare Hiro in un altro ospedale subito. Ho parlato con un altro dottore che conosco. Ok. Se dovessi cominciare a comportarmi in modo strano, lascerò tutto nelle tue mani, Daemon. Sì, ovviamente. E che cosa faremo se
saremo fregati entrambi? Bella domanda. Beh, lasceremo fare al detective imbronciato. Giusto, lasciamo che si occupi lui di tutto. Avanti, non possiamo lasciare il vecchio a girovagare da solo. Ci fermiamo su questa fuga di Banshee e la prossima volta lo rincorriamo all'interno dell'hotel e vediamo che cosa succede.